senza guidare però. Sveglio, sveglio, ma come? Riaccendi la musica. Qua prende. Piano. L'ospitale, dove il tempo non è più normale. Come prende una botta si stacca. Mi dispiace ragazzi, purtroppo non sa guidare. Ai! E quindi cade la linea in continuazione. Buon Luciano, dovremmo sostituirlo. Sì. Speciale. Hanno fatto esami accurati ed immediato il responso arrivò. Piano! Ma perché la tena accesa il navigatore se non lo sai leggere? Scusami, spegnilo. Cioè, il navigatore dice vai così a destra, lui piglia e va a sinistra. Ma ormai erano sempre più tristi e preoccupati. Perché ovviamente si aspettavano dalla vita un bambino normale. Pelù negli anni si è ambientato, crescendo e dispensando a tutti sorrisi amorevoli e disarmati. Stiamo andando a Mussomeli. Avevano capito che il mondo si vede una pippa era degli esseri speciali. Dice Mussomeli 14. Stiamo arrivando a Mussomeli. Vi eravate preoccupati? Guardate, ho avuto una mattinata, ve lo giuro, impegnatissima. Sono riuscito anche a fare la diretta perché abbiamo iniziato presto, con tanti imprenditori che mi hanno voluto incontrare. Abbiamo fatto qualche visita in azienda, siamo andati a vedere questa meravigliosa azienda agricola che è veramente leader nel settore della trasformazione. E mi hanno fatto vedere esattamente anche oggi come sono all'avanguardia, veramente meraviglioso. Ma tu, quello che naturalmente ci hanno confessato è stata la questione riguardante i punti di partenza, da cui questi rispetto agli altri competitor delle altre regioni si ritrovano. Questo è il vero problema che nasce, che dipende dalla politica, purtroppo il concetto è questo qui. E l'azienda Valvo, che è veramente leader nel settore della trasformazione, siamo state 2 ore con loro, da una riunione all'altra, incontro e l'altro, abbiamo fatto una diretta Sky, non so se chi di voi ci ha visto su TG24, e quasi quasi mi volevano fare passare come sindaco che è contrario al 5G.
Io non sono contrario alla tecnologia, sono contrario a piegare il territorio esclusivamente agli affari di certi sistemi. Questo sì. E infatti ho spiazzato tutti in questa trasmissione. Ho spiazzato tutti in questa trasmissione ponendo un tema molto semplice. Sì, quello è il castello di Mussomeli. Credo che sia Mussomeli, quello all'orizzonte ormai. Sì, sì, 14 km. Quello lì all'orizzonte, il castello di Mussomeli. Ci siamo. Daniele, Frangiamore, preparati che stiamo arrivando. Siamo ospiti oggi a Mussomeli, presso un'azienda agrituristica che conosco per la vita, bellissima. E quindi ho detto, signori, il tema è: possiamo continuare a far saccheggiare il nostro territorio col 5G e con l'open fiber, che per carità è alta tecnologia, che sono degli investimenti che rendono competitivo il nostro territorio, su questo non ci sono dubbi. Ecco qui, vedete, Mussomeli all'orizzonte, eccoli. Ecco qui, castello di Mussomeli. Oh, stiamo andando dal mio amico Tanino Nola, nell'agriturismo di Tanino Nola, dove c'è, che ci aspetta il mio fraterno amico, ci conosciamo da oltre 25 anni, Daniele Frangiamore. Sono stato anche suo testimone di nozze, sai, caro Luciano, siamo stati colleghi di lavoro, ragazzo di molto molto in gamba. E quindi ho detto, scusate, noi possiamo far continuare a saccheggiare il territorio ai poteri forti, e questi fanno gli affari sulle nostre spalle, lasciando la questione della dannosità o meno. Dice che non è dannoso, io non sono da questo punto di vista un esperto, anzi dice che il 5G è meno dannoso del 4G eventualmente. Ma posto questo, il concetto è: perché i sindaci non hanno la possibilità di concertare e a questi poteri forti si dà la possibilità praticamente di saccheggiare il territorio non lasciando nulla al territorio? Cioè usano il nostro territorio, passano la banda larga, montano le antenne, fanno poi i loro affari, e il comune, per poter poi fare le attività ormai riconvertire tutti i servizi con la logica della smart city, deve pagare come un normale, che i comuni non vengono messi nelle condizioni di poter avere una piccola royalties, una piccola percentuale di tutto ciò che viene imposto sul proprio territorio. Noi siamo stati una delle poche città che ha fatto il regolamento per disciplinare l'installazione del Fabiano. Abbiamo perso, ci siamo persi. Quindi perché non dovete dare una percentuale ai comuni, sti sindaci che stiamo a fare i gabellieri? Non solo, ma sul mio territorio installate antenne, avete fracassato tutte le strade con il passaggio della banda larga. Per carità, tutto va fatto, ma ho detto, il problema non è il merito, è il metodo. In tutto questo vengono messi, tagliati fuori i sindaci, non solo, ma i comuni, non viene versato un euro. Perché quando si fanno questi provvedimenti, gli fanno le leggi apposite, sblocca cantieri, velocizza cantieri, tutto quello che volete, perché dobbiamo rendere il nostro territorio competitivo, non viene previsto che una percentuale degli affari che fanno i monopolisti, perché di questo si tratta, i monopolisti di questi servizi, non li danno al territorio, quindi entrano nei bilanci dei comuni? Questa è la questione che io ho posto. Ecco dove poi
una vera classe politica degna di questo nome, e parlo naturalmente di un presidente della regione, non riesca a fare petto a questi poteri forti. E naturalmente pretendere da un lato l'infrastrutturazione del territorio, non ci sono dubbi, ma dall'altro lato prevedere che almeno i territori dove questi servizi vengono attivati abbiano almeno un beneficio economico. C'è possibile che io a casa mia non solo mi viene imposto di dare gratuitamente il territorio, non solo viene imposto di dover accettare supinamente quello che queste aziende fanno, ma nello stesso tempo devo anche pagare per l'utilizzo, perché sarò costretto ad utilizzare poi le linee. Cioè, se le strategie di Smart City passano attraverso il 5G, cioè si sta parlando del 6G, perché io devo pagare l'infrastrutturazione che sul mio territorio, posto che c'è un punto interrogativo ancora sugli effetti di questi campi elettromagnetici, posto questo, perché devo pure pagare? Ecco dove sta la questione. Non solo, ma ho fatto un esempio molto pratico. Noi stiamo monitorando già in alcune zone della città l'installazione, gli effetti. Abbiamo visto che c'è un'antenna per l'esattezza che ha già superato i limiti previsti dalle norme, e quindi ora faremo le denunce del caso, vedremo con l'ARPA quello che si dovrà fare, vediamo quale sarà la reazione da parte di questi poteri forti. È una classe politica degna di questo nome, che non sia schiava dei poteri forti. Noi questo vogliamo. La Sicilia in modo particolare ha bisogno di questo. Quando abbiamo parlato stamattina, ma questo capita ormai in più occasioni, con gli imprenditori in Sicilia, non ultimo il confronto che abbiamo avuto con la famiglia Valvo, con il papà, con i figli, e quello che ci è stato spiegato è proprio questo. Guardate qua il castello di Mussomeli, guardate qua. Ecco qui, siamo alle porte di Mussomeli. Guardate che meraviglia, che Sicilia, che terra che abbiamo. Purtroppo, Luciano, ma la classe politica, ma con questa terra che abbiamo è meraviglioso, non c'è discussione, è veramente meraviglioso. Ecco qui, stiamo per entrare a Mussomeli. Quindi fanno gli affari sulle nostre spalle, gli fanno le leggi apposite, e i sindaci non solo devono stare a guardare, devono stare pure zitti, perché qualunque cosa fai il TAR te la boccia, e non c'è nessun beneficio, e devi anche prenderti poi ovviamente le preoccupazioni della popolazione. Si può andare avanti con questo tipo di logica? Ecco dove sta il concetto, è che su questo fronte oggi con gli altri ospiti della trasmissione di Sky TG24 non hanno potuto controbattere. Quando la politica non è nelle condizioni di saper far fronte, il territorio viene svenduto a questi sistemi. È ovvio che la gente non ne vuole più sapere. Questo è il concetto. Non ne vuole più sapere della politica. E questi imprenditori hanno ribadito questo concetto. Cioè, loro non sono competitivi, là c'è Daniele, non sono competitivi rispetto ai loro colleghi delle altre regioni. Mi pare che era Daniele Frangiamore. Benvenuti a Mussomeli. Ti stai fermando, Luciano? Non ne perdevo una sola parola. Qua, già visto, Daniele. Ci siamo fermati. Ci fermiamo qua. C'è una rotonda. Ma dove è Fabio? Fabio, dove? L'hai chiamato, però. E bloccalo.
Oh, sempre che non mi fai perdere. Ah, vediamo se concludiamo un discorso oggi. Allora, cosa dicono gli imprenditori, ma compreso la famiglia Valvo che abbiamo visto è una eccellenza. Che è sta cosa? Oh, non è l'orario Radio Maria questa. La mattina presto noi l'ascoltiamo, facciamo le nostre preghierine. Gli imprenditori dicono, noi, posto come livello punto zero di partenza, rispetto ai nostri colleghi delle altre regioni, partiamo a meno 10. Perché? Perché sui trasporti, e sappiamo che la nostra Sicilia è un collaboratore, vi rendete quanto ci vuole coraggio ad investire milioni di euro in territori come Enna, come Caltanissetta, come Ragusa, come Agrigento, parliamo dell'entroterra, dove per collegarsi poi con le reti di trasporto su gomma e quindi essere poi inseriti nel binario, come si suol dire, del trasporto merci, devono scontare una situazione infrastrutturale terribile, ma sono eroi, questi imprenditori sono eroi. Questo io dicevo oggi alla famiglia Valpo. Allora mi spiegava questo uno dei figli, dice: noi partiamo da meno 10 perché paghiamo di più quello che è il problema dei trasporti. La mancanza del ponte sullo stretto di Messina ci fa pagare il doppio dazio e noi per poter recuperare quel meno 10 lo dobbiamo recuperare sulla competitività aziendale, cioè sui processi organizzativi aziendali, perché sulla qualità non si può giocare, perché la qualità, se non già il tuo non è un prodotto di qualità, non sei non competitivo, ma manco ti pigliano in considerazione. E allora, fermo restando che sulla qualità non c'è da incidere, perché sei totalmente fuori mercato, lo devi fare sui processi organizzativi. E nella maggior parte dei casi anche quelli hanno dei costi aggiuntivi, perché per essere messi in piedi in queste zone marginali della Sicilia hanno dei costi aggiuntivi rispetto ad altre aziende. Dici, e io ho detto, e allora? E andiamo al dunque. Lo stesso imprenditore come noi, in un'altra regione ha un utile che è più 10 rispetto a noi. Cioè noi facendo lo stesso lavoro, rischiando di più perché ovviamente questi sono territori più ad alto rischio di vari fenomeni, guadagniamo pure di meno. Ma non è tanto la questione del guadagno, è che quel 10 in meno ci può incidere sulla stabilità dei nostri bilanci. Quindi noi praticamente viaggiamo sempre sul filo del rasoio, ecco cosa mi ha voluto spiegare, mentre le altre aziende come noi in altre regioni, in ogni caso sono in un livello di salvaguardia aziendale che li rende più sereni e anche da un punto di vista di rating bancario, e andiamo all'altra questione, sono più solidi, quindi il credito viene erogato con più facilità a quelle aziende perché il margine di utilità aziendale è di gran lunga superiore al nostro. Fatto l'esempio di meno 10, sicuramente loro hanno un margine di più 10, ma avere più 10 come utilità aziendale, guardate che significa che tu sei solido e ottieni credito. Ecco qual è la questione. E allora abbiamo parlato anche di quelle che furono le vecchie proposte, no? Gabbie salariali, cioè abbiamo ragionato su tutti gli elementi che possono riguardare un rilancio dell'economia. E allora anche lì si è fatto il ragionamento, guardate che bella Mussomeri qui dall'alto, eh? Allora si è fatto un ragionamento anche su un fronte diverso, come su quali elementi aziendali
poter incidere? E allora nasce il tema. Le gabbie salariali lo sapete che cosa sono, no? C'è stato un momento in cui il ministro del lavoro era allora Mastella e aveva parlato di un periodo di gabbie salariali, cioè a parità di lavoro tra sud e nord, Sicilia anche in questo caso, retribuzione più bassa al lavoratore del sud rispetto al nord. Tutti hanno gridato allo scandalo perché è una disparità di trattamento. E allora, ed è giusta questa riflessione, per carità, ma se la politica vuole evitare queste disparità di trattamento, deve quantomeno incidere su quelli che sono gli altri costi, gli altri costi aziendali dovuti al gap infrastrutturale che noi paghiamo rispetto agli altri territori. Ma la politica dice che è ingiusto pagare i lavoratori meno rispetto ai lavoratori, gli stessi lavoratori del nord, però non interviene per risolvere i problemi infrastrutturali. Risultato, ci teniamo l'ipocrisia che bisogna trattare tutto allo stesso modo, da un lato, dall'altro qui ci teniamo invece la disoccupazione, perché è ovvio che questo significa disoccupazione. Naturalmente non parliamo noi di sistemi forti, cioè è logico che non parli di una banca, cioè, la banca nord, centro, sud, sempre quella è. Non capisco perché chi lavora in banca, non perché io debba difendere chi lavora in banca, deve prendere di meno, perché la banca da questo punto di vista non è condizionata dal contesto infrastrutturale in cui si trova, che la banca ha altri tipi di logiche che la condizionano. Ma invece un imprenditore che sconta, come la famiglia Valvo, la deficienza, l'assenza della politica, in quel caso purtroppo il ragionamento incide direttamente sulla competitività dell'azienda. E allora ecco che bisognerebbe fare una valutazione se in certe tipologie imprenditoriali si debba avviare una stagione di gabbie salariali per n anni, collegato ovviamente parallelamente a un importante investimento infrastrutturale che ci porti ad uscire da questa situazione. Sono ragionamenti da fare questi qua. Non bisogna essere ipocriti, perché noi non siamo tutti uguali in Italia. Noi siamo il meridione, la Sicilia, il territorio più sgarrupato dell'Europa. Preferisco avere lavoro pagato un po' di meno nel meridione, perché i costi della vita sono inferiori rispetto al centro-nord, ma almeno avere lavoro. Lavoro. Avere aziende che, se scontano il gap infrastrutturale che a causa della politica purtroppo si mantiene non competitivo rispetto al resto delle regioni, quantomeno abbiano una serie di elementi che possano metterle nelle condizioni di investire. Questi sono i temi seri che dovranno riguardare la Sicilia vera che noi vogliamo, non quella dell'ipocrisia, ma quella delle disamine che realmente possono portare a un rilancio della nostra terra. Va bene, io ora vi saluto. Scusatemi se oggi non ci siamo sentiti, abbiamo improvvisato così la diretta, ma durante il percorso naturalmente la strada era quella che era, la linea peggio ancora. Ora sono arrivato qui, mi fermerò a pranzo, poi ci andiamo sentendo, vi informerò anche, vediamo se faremo poi una diretta stasera quando saremo di ritorno per fare il punto della situazione. Buon pranzo da Mussomeli.